Firma elettronica qualificata. La firma elettronica qualificata viene emessa da Swisscom e prevede l'installazione di un'applicazione su un dispositivo mobile per confermare la propria identità al momento della firma. Questa applicazione viene fornita dal centro sistemi informativi dopo una verifica del documento d'identità. Questo tipo di firma elettronica equivale alla firma autografa e può essere utilizzato per i casi in cui la legge prevede la forma scritta semplice, ad esempio per i contratti. Prima però è necessario verificare se l'utilizzo della firma elettronica qualificata è permesso dalla base legale di riferimento. Vi invitiamo a contattare il vostro referente legale dipartimentale. Per usare la firma elettronica qualificata, colleghiamoci al sito esign.ti.ch. Clicchiamo su Accedi per visualizzare un'interfaccia simile a quella di una casella di posta elettronica. Sotto il menu Azioni, selezioniamo la voce Nuova firma. Abbiamo ora la possibilità di caricare un file PDF nel sistema. Clicchiamo Apri ed eccoci di fronte a una nuova schermata. Il primo passaggio, intitolato Definire i ruoli, ci permette di selezionare le persone che dovranno firmare il documento. Dato che si tratta di una lettera firmata solo da noi, selezioniamo il nostro nome, Francesco. Ora il sistema ci chiede quale tipo di firma vogliamo adottare. Nella maggior parte dei casi, la casella da spuntare è quella contrassegnata dalla bandiera svizzera, che indica la firma elettronica qualificata secondo il diritto svizzero. Clicchiamo e avanziamo al passo 2, che ci chiede dove vogliamo posizionare la nostra firma. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, ci basta trascinare la nostra firma e posizionarla sul file PDF. Una volta rilasciato il tasto, possiamo ingrandirla o rimpicciolirla. Il sistema prevede altri passi, ma già a questo stadio possiamo firmare il nostro documento. Clicchiamo su Inizia ed eccoci tornare alla casella di posta elettronica, sotto la rubrica Da firmare. Qui troviamo il file che abbiamo appena caricato. Ci basta spuntare questa casella e cliccare su Firma. Ora abbiamo 50 secondi per confermare la nostra identità sull'applicazione. Una volta fatto, il nostro file è firmato. Lo ritroviamo sotto la rubrica Firmato o in Tutto, che raccoglie le ultime azioni svolte. Il documento può essere aperto direttamente nel sistema e scaricato in formato PDF. In quest'ultimo caso, il programma Adobe Acrobat o Acrobat Reader installato sul nostro computer riconoscerà la nostra firma elettronica qualificata sulla barra della verifica automatica.